immensa gioia amici di GAM che vi do il benvenuto in una nuova puntata della nostra fanzine sono veramente emozionata nel presentarvi gli ospiti anzi i protagonisti di questa puntata inizierei subito dal primo munzio Arnaldo Douglas Dave ed Andrea ragazzi sono in mezzo ai mitici super robot detti anche Rocky Horse ciao ragazzi ciao 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 ciao, ciao, ciao. Avete avuto modo a volte di vedere Douglas come nostro ospite ed oggi è la prima volta ragazzi che li abbiamo tutti al completo perché hanno un grande annuncio da farci, vero Arnaldo? Assolutamente sì. Allora prima di fare l'annuncio però vorrei chiarire una cosa che ehm, io sono i super robots. Lui è l'allegoria? Io, io sono i super robots. no. No, non ha capito niente, io sono il super robot Diciamo la cosa importante è che ogni elemento del gruppo è fondamentale poi per creare quell'alchimia che ha appassionato milioni di fans, tra cui la sottoscritta Ma certo, ma certo, noi abbiamo tutti delle caratteristiche diverse che messe insieme insomma hanno creato un modo di suonare, un modo di fare le sigle e, e niente, adesso dopo tanti anni abbiamo deciso di tirare fuori un album che ci faccia spaziare per i vari canali, non solo quello delle sigle, infatti c'è un po' di tutto, c'è un, un misto di, di musica e speriamo di soddisfare un po' tutte le esigenze musicali. Parliamo infatti, ragazzi, di un CD che sta uscendo. Che racchiude diciamo la storia delle migliori sigle, come ha detto appunto Arnaldo. Non soltanto dei cartoni, ma anche della TV in generale, ce n'è una molto particolare che si chiama L'Ora della Buonanotte. Sì, sì, è un bonus track che sotto richiesta di Olimpio gli eh, ho detto fate, fatemi una, un bonus track dell'ora della buonanotte e allora l'abbiamo buttata lì ma il pezzo forte è il nostro Fly Ferrari Douglas vuoi parlarci di questo Fly Ferrari Fly? Eh, beh sì è una, una canzone che abbiamo scritto con, con la Ferrari in mente <ride> parla di di, di di questa favolosa macchina che tutti quanti stanno cercando di buttare giù, invece, sta sempre il numero uno. Allora abbiamo scritto un pezzo, si chiama Fly Ferrari Fly. Che è molto, eh, non mi ricordo la parola, molto eh, significativo? Ma sì, ammazza, significativo era, la parola giusta al momento era giusto, quello, era quello là, era quello là Dave. Anche secondo te questa canzone è la più rappresentativa dell'album? Certo, hai ragione. <ride> Abbiamo capito che questa è la canzone che vi piace di più. <ride> In realtà è l'unica vera novità, è, eh, insieme a un altro pezzo che ha scritto Nando che è dedicato ai fans. Quindi sono due, queste sono le due novità proprio assolute. E qual è il secondo pezzo dedicato ai fans? Beh, eh, se ti dico la verità, stiamo discutendo, hai visto la discussione fra Io sono i Super Robots sì. e la discussione per il titolo? Quindi non abbiamo ancora un titolo, ma l'avremo fra poche ore, spero. E comunque, niente. Abbiamo, abbiamo preso questo brano, ci abbiamo messo dentro accenni di tutte le sigle più famose nostre, e in più, abbiamo messo dentro il pubblico, quindi è dedicato interamente a loro. loro il pubblico è partecipi alla fine di questo brano e penso che nei live si divertiranno moltissimo perché abbiamo fatto in modo e in maniera che loro possano cantarlo e suonarlo insieme a noi. E in che modo il pubblico può essere partecipe? Beh, con i cori che stiamo mettendo, plateali, che loro fanno sempre perché tu non sai che. No, no lo sai. Lo so, lo so, io sono <ride> venuta ai concerti, ragazzi. Praticamente loro ci cantano le canzoni, che sanno meglio di noi, infatti Dai chi ancora c'ha il libretto e loro no. <ride> perché io non ho libretto, io non ce l'ho libretto. Non uso testi, io faccio tutta me la perché io sono i super Robots. Come vedete ragazzi la disputa è ancora molto accesa. E invece volevo chiedervi alcune curiosità. Riguardo la scelta dei brani da inserire nell'album, in che modo vi siete relazionati? Ad esempio, ognuno di voi ha proposto un qualcosa e poi vi siete consultati? Beh sì, eh, piuttosto questa volta Nando era il, il detto capomastro. <ride> e lui ha suggerito i pezzi abbiamo detto va bene come siamo senza, andiamo abbastanza d'accordo noi allora, capito? perfetto quindi Rando ha scelto i pezzi che ti piacevano di più no ho scelto i pezzi che non abbiamo suonato nel, nel nostro unico live di 33 anni di storia dei super robots e abbiamo deciso siccome allora è nato da questo che siamo andati a fare Etna Comics, che è una manifestazione stupenda a Catania. Lì ci furono chiesti un paio di brani che noi non facciamo mai dal vivo. Li abbiamo montati e abbiamo detto ragazzi ma eh, abbiamo ancora tanti brani che non abbiamo mai registrato, facciamone un disco. E così abbiamo fatto. E così è nato il tutto. <ride> E invece per quanto riguarda questo brano di cui parlavamo prima, questo Fly Ferrari Fly, quanto vi ha fatto pensare anche la sigla di Ken Falco? Eh, molto, molto, però ci ha fatto pensare più Grand Prix. Grand Prix che tra l'altro è nell'album. Esatto, è nell'album e poi sai, la macchina di Takaya si avvicina molto a quella de della Ferrari e quindi sempre sotto consiglio del nostro mentore che è Olimpio Petrossi, che tutti conoscono. Abbiamo cercato di eh, avvicinare il, eh, il, il, cioè il, la macchina della Ferrari alla, alla macchina di Taccaia. Ecco qua. Poi infatti anche sul video che faremo, eh, dove c'è una produzione dietro che sta realizzando, anzi colgo l'occasione per presentare Andrea Malavasi, che è uno dei nostri coproduttori della Sound On Studio dove io lavoro, dove ci occupiamo di post-produzione cinematografica, e che ci ha permesso di registrare questo disco nel suo studio e di, di fare un buon lavoro. E tra l'altro ha messo la manovalanza per quanto riguarda il mix. Quindi un lavoro non da poco. Adesso ragazzi infatti cediamo subito la parola ad Andrea per spiegarci i retroscena, cosa avviene dietro le quinte. Ah, ah, non <ride> ah. no, prima di tutto il nostro intento come Don era quello di collaborare con i Super Robots per poter diciamo, realizzare un nuovo evento, un nuovo brano. E siccome noi come realtà siamo molto vicini per certi versi ai super robots come storia, facendo cinema e anche sonorizzazione per le animazioni, abbiamo creato questo, diciamo, questa sorta di gemellaggio in, diciamo, da un anno a questa parte e nel corso dell'anno abbiamo riflettuto su alcune nuove idee, nuovi progetti. E tra Arnaldo ha proposto anche di poter entrare diciamo, in coproduzione la realizzazione del nuovo brano Ferrari. E legato a questo, poi stanno per nascere nuovi progetti, sempre legati a, ai cartoon, all'animazione, al suono. Quindi, alla fine abbiamo detto possiamo con quell'occasione eh, uscire con nuovi prodotti, nuovi progetti, sempre con i Super Robots, che sono la storia poi dei cartoon. Ragazzi poi voi dovete pensare che in questo momento la location dove ci troviamo è un luogo sacro perché noi siamo adesso nella Sound On Studios e pensate che prima della Sound On Studios qui c'erano gli stabilimenti dove si montavano i cartoni animati, tutti i cartoni di cui Super Robot hanno suonato, composto e cantato le sigle e quindi vorrei chiedere a Monzio se questo può essere un nuovo trampolino per guardare al futuro del gruppo. La sensazione è ovviamente quella del cerchio che si chiude, no? cioè, parti da qui, fai tutto il giro e ritorni, Quindi, eh, e questa è una cosa positiva, una, cioè, cioè, dà una sensazione di, di ripartenza. Noi, sono anni che cerchiamo di, di rifare quello che è la, la nostra natura, la loro natura soprattutto, perché poi sono entrato dopo però la, la, la ruonatura aveva di fare sigle per cartoni animati eccetera eccetera e, e c'è stato un lungo periodo di tempo dove tutto questo non si è potuto fare probabilmente adesso forse ci sarà l'opportunità tramite Sound Studios di partecipare a un concorso per fare musica per un cartone animato eh, non so se, 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 se andrà in Italia questa cosa però è una partenza, è un modo per ripartire nel settore che ci compete in qualche modo no? restando nel campo della Ferrari non possiamo non affermare che tutti noi noi italiani e non, tifiamo la mitica macchina rossa e voi siete legati in particolar modo a questa macchina da un tifo comune, un tifo comune ad una persona recentemente scomparsa che ha scritto insieme a voi la storia della musica. E parliamo di Little Tony, giusto? Sì. Sì, infatti è anche un po' un omaggio nei, nei suoi confronti perché eh, il nostro editore che si chiama Angelo Petruccetti è il suo tastierista storico e tramite lui siamo riusciti ad avere il contatto con i fan club de della Ferrari italiane. Siamo riusciti ad avere le immagini di repertorio proprio perché Tony era un ferrarista di quelli eh, come posso dire convintissimo, sfegatato e quindi è anche un modo pure per. Eh, per ringraziare Tony della sua musica. Ecco, ci tenevo a dirlo. Quindi ragazzi, è un brano che non potete non ascoltare dopo queste premesse a dir poco favolose, sia dal punto di vista musicale che poi anche dal punto di vista affettivo e nell'album c'è un altro brano molto bello che è una new entry, You Are a Star. Sì, You Are a Star è stato un brano che ci commissionarono i leggendari Oliver Onions, cioè Guido Maurizio De Angelis a me a Daghi. E noi arrangiamo questo brano che hanno scritto loro ehm, per un cartone animato spagnolo. Poi fatto sta che sto brano bellissimo è rimasto lì, allora io ho chiamato, ho chiamato Guido e ho chiesto di, di poterlo usare noi nel nostro disco. E loro hanno detto ben volentieri. Ma c'è un'altra chicca importante. I super robots hanno suonato nel disco, alla maniera dei super robots, Uomo Tigre. Di Riccardo Zara. Di Riccardo Zara, che per la prima volta duetterà con Daghi su quel brano. Non possiamo quindi non chiedere a Daghi come avverrà questo duetto. Boh. <ride> diciamo, la risposta è molto esplicativa, quindi lascia molto spazio all'immaginazione. Sicuramente sarà un binomio tra due persone vincenti, che nel campo delle sigle sicuramente sanno il fatto loro. Eh beh, io e Riccardo siamo amici da... Da, da quando è cominciato questa avventura, diciamo. E poi non lo so come mi ha spiegato prima Nando che io faccio una, 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 una strofe, no? E poi lui fa una strofe. Non fa male a nessuno, e invece te devi fare Tigre e eh, basta. Deve fare all'urlo, eh? sì <ride> Quindi sarà un urlo ruggente, un urlo che deve lasciare il segno sulla canzone. Esattamente. <ride> <ride> Perfetto. Tra l'altro, oltre al CD, la novità è quella che voi state realizzando, il primo videoclip. Sempre lavorando all'interno di questa struttura dove ci sono persone di nome e di successo nell'ambito tecnico, abbiamo deciso di... Cioè, ho deciso. <ride> di fare questo video e, e i miei compagni hanno approvato praticamente sarà una novità perché sarà un video 3d eh, animato eh, Transformer, dove noi diventeremo dei robot che ci metteranno tutte delle cose addosso per rifare la nostra sagoma. E in questo video diventeremo la macchina di taccaia, poi ci riscomponiamo e diventiamo i super robots che suonano. però saremo dei robots. Ragazzi, e... che spettacolo! Una sorta di evoluzione. Sì, c'è questo, questo ingegnere che è bravissimo, che si è messo a disposizione, che si chiama. Daniele. Si sta, chiama Daniele. <ride> che sta là dietro. Abbiamo chiamato l'aiuto da casa, praticamente. <ride> Assolutamente sì, no, devo dire la verità, Soundon ci ha permesso di giocare in casa prima di tutto e di realizzare il nostro sogno, capito? Quello di fare una cosa ad alti livelli. A proposito di colonne sonore, nel CD troverete brani che hanno attinenza con i film di Bud Spencer e di Adriano Celentano. Douglas, vuoi spiegarci quali sono le minuziosità che stanno dietro poi la composizione di questi brani, come tu li hai ricantati? Quello di Bud Spencer ha scritto Franco Michalizzi, mi ha chiamato per fare le parole e poi ho portato le parole e dovete mettere chi sta qua perché non canta pure e vabbè lo canto ho cantato pure il brano e quello di ASSO è stato, mi ha chiamato detto Mariano detto Mariano brava bravo, brava persona budetto e gli amici Budetto <ride> no Mariano è forte cagliate sì, sì, eh, ah sì cagliate e lui mi ha chiamato eh, sempre per fare le parole e poi mi ha chiesto di, di cantarlo. Eh, e poi è uscito nel film. E li hai scelti tu personalmente questi due brani in particolare? No, no, io non li no. Per metterli nel CD? Mm, ah, eh, no, neanche. No. Tutto lui. Quindi è tutta opera di Arnaldo. <ride> che è in camera quindi il principio guida, diciamo, in questo momento. Io sono i super robots non sono tutti d'accordo con questa affermazione però tutti sono quanti... anni che non siamo d'accordo però sono anni che comunque continuate a regalarci forti emozioni con la vostra musica, con la vostra bravura perché avete sicuramente regalato alla mia generazione, alla generazione precedente e sicuramente poi anche a quella futura delle perle indimenticabili che resteranno per sempre nel nostro cuore, quindi io con grande affetto voglio ringraziare e salutare Munzio, Arnaldo Douglas, Dave ed Andrea che si occupa della produzione di questo cd che tutti i nostri Amici telespettatori, sicuramente saranno curiosissimi di conoscere. Quindi, cari ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati eh, miei ospiti. Grazie, ciao. grazie, ciao.